La parola del Vangelo di oggi, 8 ottobre, ci presenta l'episodio delle due sorelle di Betania. Conosciamo tutti i loro nomi, sono famosissime, sono degli episodi tanto citati, appunto quello di Marta e sua sorella Maria. Marta viene presentata come una donna ansiosa, agitata nel preparare l'accoglienza a Gesù. Maria invece viene presentata come colei che sta tranquilla, serena ai piedi di Gesù. Qualcuno direbbe che Maria è una vagabonda, ma niente di tutto questo. Questo episodio evangelico è molto profondo, molto importante e che ci testimonia una verità importantissima. Intanto sia Marta che Maria credono in Gesù, perché sono loro amiche, lo ospitano in casa, ma soprattutto è a Gesù che si rivolgono quando Lazzaro sta per morire ed è in Gesù che pongono la fede una volta che Lazzaro è morto e va al sepolcro. Allora, che cosa ci insegna questo Vangelo? Ci insegna una verità bellissima che la parola di Dio ci costruisce dentro. E quando abbiamo l'edificio spirituale interno forte, anche ciò che esternamente diventa forte. Maria si siede ai piedi di Gesù non per vana curiosità, non per pettegolezzo, non perché è una sfaticata, non perché non ha nulla da fare e neanche perché è innamorata, come intende l'uomo, di Gesù. Maria vuole essere costruita da Gesù e dalla sua parola. Quindi per lei ogni parola che esce dalla bocca di Gesù è un mattoncino che le serve alla sua vita spirituale. Io però vorrei farvi ascoltare questa bellissima pagina di Vangelo. Ci segniamo con il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 38-42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi ospiti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Affannarsi senza il Signore è stanchezza, è scoraggiamento, è voglia di rinunciare. Affannarsi con il Signore, cioè essere preoccupati nel servizio con il Signore, allora è fonte di benedizione. Il Signore benedice lo sforzo, il lavoro, i sacrifici. Allora, oggi dobbiamo imparare da Maria a stare ai piedi di Gesù per catturare ogni parola che esce dalla bocca di Gesù, perché diventi per noi un mattoncino nuovo per costruire il nostro edificio spirituale. Buon cammino.